Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi ho il piacere di portare qui sul canale una scheda rarissima. È una scheda che girava negli anni 80 nelle vecchie sala giochi, quindi parliamo di un gioco molto famoso. Andiamo insieme a guardare qui la scritta. 1984 Nintendo. Chi ha già indovinato? Sì amici, questa scheda è la scheda del gioco di Super Mario Bros. Questa scheda ha fatto impazzire milioni di bambini in quegli anni, che vabbè, ormai sono diventati anche un po' grandicelli, ma comunque questo gioco è rimasto nel cuore di tutti, ha fatto un grande successo in tutto il mondo. Benissimo amici, sono davvero contento di averla qui sul canale. Per me è la prima volta che ho questa scheda tra le mani, è molto bella, molto rara e sono contentissimo. Grazie Marco per avermela mandata. Ti comunico che la scheda è stata già riparata, ma questo è tutt'altro video. È un'altra cosa che vi faccio vedere più avanti perché è una riparazione molto lunga. Oggi invece voglio concentrarmi soltanto sulla programmazione delle apron, quindi la programmazione del gioco. Quindi scaricare dal MAME le EEPROM, riprogrammarle con il programmatore giusto, con l'interfaccia giusta e vi spiego alcune cosine, soprattutto un trucchetto per programmare le EEPROM. Ma quindi se non l'avete fatto, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, scrivetemi sotto nei commenti se vi piace questo video e godetevi tutto questo video perché è molto importante, molto bello. Per poter programmare le EEPROM e posizionarle nella posizione corretta, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare attenzione al riferimento delle lettere qui da questo lato e dai numeri dall'altro lato. Perché io quando vado a scaricare dal MAME il pacchetto completo del gioco, avrò dentro tutti questi file rinominati con la posizione della scheda. Quindi se io vado a programmare la EEPROM 6B, è logico che devo metterla nella posizione 6, nella lettera B. È tutto qui, è molto semplice. Adesso andiamo a fare un po' di pratica con il computer e vi spiego due cose anche sul tipo di programmatore, che tipo di interfaccia usare e un po' di cosine interessanti. Un consiglio che voglio darvi è quello di non andare subito con la fretta a cancellare le EEPROM originali, quindi fate attenzione a quello che state facendo. Se non siete esperti, seguite bene il video. Però fate delle prove su delle EEPROM, come nel mio caso delle EEPROM usate. Se avete anche delle EEPROM nuove vanno bene lo stesso, la procedura non cambia. Quindi procuratevi delle EEPROM del 27C64, le prendiamo e le inseriamo all'interno di un cancellatore di EEPROM UV. In pratica il raggio UV attraversa la finestrella e va a cancellare il chip all'interno. Quindi dobbiamo inserirle qui nel cassettino, accendiamo il marchingegno, gli diamo il tempo di 5-6 minuti, la lucina blu si è accesa, aspettiamo che finisce il corso della cancellazione e dopo le EEPROM saranno pronte per essere riprogrammate. Questo è il primo passaggio. Una volta terminata la cancellazione della EEPROM, non dobbiamo fare altro che lasciarle un attimo da parte e capire quale interfaccia utilizzare da collegare al computer per la scrittura del nostro file. Quindi che cosa dobbiamo fare? Se voi avete già un programmatore che programma le 27C64, siete già a posto. Questa parte la potete anche saltare. Nel mio caso che utilizzo un TL866 Plus, quindi l'ultimo della famiglia TL866, questa è un po' una cinesata, però alla fine è piccolo, economico e fa quello che deve fare. Quindi per utilizzare questo programmatore, oppure io la chiamo interfaccia, utilizzo questa modifica che ho disegnato io personalmente per poter programmare questo tipo di EEPROM. Infatti MBM2764 per il programmatore TL866 Plus. Questa è un'interfaccia che va appoggiata qui e poi dobbiamo inserire la EEPROM all'interno e poi si può riprogrammare tutto. Perché ho dovuto fare questa modifica? Perché per programmare questo tipo di EEPROM occorrono 21 volt, ma il nostro TL866 arriva massimo a 18, quindi alla fine non riesce a programmare la EEPROM. In questo caso ho messo un'alimentazione esterna, positivo e negativo, lo vediamo qui, e una volta collegata l'alimentazione
la apron si può programmare. Adesso andiamo ad assemblare la basetta, facciamo una saldatura dietro qui e poi la andiamo a provare con la nostra apron. Per poter saldare i pin in maniera perfetta mi faccio aiutare da questa basetta di prototipazione, quindi inserisco i pin nei fori e poi vado sopra con la mia basetta. Dobbiamo fare attenzione a saldarla dritta comunque, poi sono tutte cose che poi prendete la mano e non fate fatica. Utilizzo un po' di flussante liquido, perché questo flussante facilita le saldature dei pin. Prendo un po' di stagno, lo metto sulla punta, accendo l'aspiratore, vi raccomando utilizzate l'aspiratore dei fumi, guardate come va. Guardate i fumi come vengono aspirati, ricordatevi che sono fumi tossici questi. Quindi vado a ripassare il primo pin per mantenere fermo il tutto e anche l'altro da questa parte. Perfetto, i due pin manterranno ferma tutta la scheda fino alla fine delle saldature. Scusate il rumore di sottofondo. Respirare questo flussante non fa molto bene, quindi conviene sempre utilizzare un aspiratore dei fumi per fare queste cose. Nel frattempo ringrazio tutti gli iscritti. Ed ecco qui il risultato finale. Adesso vado a saldare la parte di qua, quindi lo zoccolo e gli altri due. Sempre con un po' di flussante. Per gli amanti del fai da te voglio anche condividere insieme a voi alcuni progetti fatti nel passato. Il principio è sempre quello, alla fine servivano per poter programmare i primi componenti in SMD. I primi, perché io non è che programmavo tanto. Ma comunque alla fine, guardate qua, questa scheda risale al 2010. Notiamo insieme quanto è lucida la parte posteriore, perché ho utilizzato una lacca protettiva per proteggere le piste dalla corrosione del rame. E in effetti ha fatto un egregio lavoro. Questa lacca protettiva ha mantenuto la scheda in maniera ottimale. Tutte le altre che non vi faccio vedere perché non sono presentabili, alla fine non hanno neanche la lacca posteriore, quindi vi lascio immaginare quanto sono conciate. Invece qui un altro prototipo fatto sempre con la fotoincisione, agosto 2010. Questi due prototipi sono forse gli ultimi che ho fatto con le mie mani. Fino ad oggi, ad arrivare a questi livelli, guardiamo qui insieme addirittura il logo stampato. Veramente emozionante questa cosa. Non pensavo di arrivare a questi livelli, sinceramente, veramente, veramente soddisfatto. Ringrazio quelle fabbriche in Cina che lavorano per noi e ci rendono felici con questi progetti realizzati. Grazie davvero. Per prima cosa dobbiamo andare sul sito del fornitore XGEQ e scaricare il programma adatto alla nostra interfaccia. Ce ne sono davvero tante. Nel mio caso ho comprato l'ultima versione, la TL8662 Plus. Eccola qui ragazzi,
Quindi cosa devo fare? Devo andare a scaricare all'estero il programma, perché locale intende loro locale, quindi in Cina. Noi siamo all'estero e andiamo su estero. Ora dobbiamo selezionare il file, quello più recente, la versione più recente, questa, la 1130, clicco sopra e poi vado a fare scarica. Le pubblicità le chiudo. Ok, il file lo sta scaricando, ci mette veramente poco. Una volta scaricato andiamo a installarlo. Ed ecco qui il file appena scaricato, io l'ho messo all'interno di una cartella, poi l'ho estratto e abbiamo il file di setup. Io adesso non clicco perché l'ho già installato e ottengo il programma pronto per essere usato. Adesso un'altra cosa importante che vi devo dire è che dobbiamo scaricare le apron, quindi alla fine dobbiamo andare sul sito della MAME e scaricare il gioco, ad esempio nel mio caso è Super Mario Bros. Eccolo qui. Vi faccio vedere in anteprima i file che sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come vi dicevo all'inizio del video, ogni file è corrispondente alla posizione adatta. Quindi se io programmo questo file, devo metterlo in posizione 6A e così via per tutti gli altri. Quindi alla fine devo selezionare il file giusto e mettere la apron in posizione giusta. Non perdo altro tempo, apro il programma. Notiamo che il programma qui è pronto perché è già collegato al vedete che la luce è rossa, quindi è già collegato. Se voi non l'avete ancora collegato, trovate la scritta demo perché il programmatore non è ancora collegato. I settaggi che dobbiamo andare a toccare sono questi, quindi alla fine dobbiamo selezionare il tipo di apron, nel mio caso una 27C64 della marca Fujitsu. Attenzione, è importante selezionare la marca perché la marca ha delle caratteristiche che noi non vediamo qui in questo momento, ma sono all'interno del programma. Quindi nel mio caso è una Fujitsu che va alimentata 21 volte, è per quello che io ho fatto questa vasetta. D'altronde avevo queste memorie disponibili, ho dovuto utilizzarle per fare questo lavoro, quindi alla fine ho dovuto fare anche la vasetta. Se voi avete altre memorie, andate sul sito del produttore, scaricate datasheet e guardate che tipo di alimentazione occorre per poter programmare la vostra apron. Nel mio caso è una 28 pin, quindi già selezionata, faccio select. Ed ecco qui pronto il programma. Come vi dicevo prima, in base alle vostre marche dovete mettere il tipo di alimentazione. Nel mio caso va sempre bene perché alla fine io uso un'alimentazione esterna, ma devo togliere la spunta su rileva pin perché altrimenti se no mi dà un errore perché il pin di alimentazione non è inserito, quindi alla fine è collegato esternamente. Io tolgo la spunta e non ho nessun tipo di problema. Adesso cosa devo fare? Devo caricare il file da programmare, quindi vado a cercare il mio file del MAME, in questo caso prendo la 6A, quindi questa apron, la inserisco all'interno del mio programma e poi sono pronto per programmarla. Però devo anche alimentare con un alimentatore esterno 21 volte la apron. Quindi accendo l'alimentatore esterno, alimentatore acceso. Adesso vado a cliccare su Program e andiamo a programmare la nostra apron program. Perfetto, amici, la sta anche programmando. Quindi successo, con successo, perfetto. Facciamo la prova del 9, dai, andiamo anche a leggerla, vediamo cosa succede. Ready, ready, perfetto, l'ha letta, con successo. Quindi la mia basetta con l'alimentazione esterna funziona per poter programmare queste apron della Fujitsu. Ragazzi, io spero che questo video vi può aiutare a risolvere i problemi sulla programmazione delle apron, delle schede dei videogiochi di Jamma. Se avete qualche domanda scrivetelo qui sotto nei commenti. Se vi interessa la basetta, io non la metto in vendita perché è una gran stupidata, però alla fine se vi interessa io ne ho qui ancora 9 perché me ne basta solo una. Erano 10. Ecco, alla fine, se vi interessa, contattatemi che ci mettiamo d'accordo. Se avete altre domande, scrivete qui sotto. Vi raccomando, iscrivetevi al canale che mi fa sempre piacere. È un contributo per andare avanti con i video. Saluto tutti gli iscritti, un salutone a tutti. Ci vediamo presto in un nuovo video.